Siamo lì perché ci è stato chiesto negli Stati Uniti dall'ONU per un processo che doveva servire a bonificare l'Afghanistan in quanto luogo supposto di ospitalità nei confronti di Bin Laden o di chi era stato il mandante dell'attentato delle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001. Quindi questa è molto banalmente la storia. È molto banale ed è troppo banale detta così, perché in realtà è tutto da stabilire se ci fosse bisogno di questo, se in realtà non sia stata un'operazione d'immagine, che sia stato considerato che in Afghanistan c'era tutta una tradizione secolare per certi versi, ma anche recente per certi altri, cioè di anni prima, non di tanti anni prima, quando c'è stata la famosa palude afghana per l'Unione Sovietica. Quindi insomma, voglio dire, che quella che era stato chiamato il Vietnam del d'URSS a suo tempo. Quindi insomma c'era da considerare una serie di cose, ma su tutto ha prevalso l'idea che bisognasse dare una risposta al terrorismo, senza stare a vedere se il terrorismo era quello o altro, se le cose erano chiare o no, se c'era di mezzo l'Arabia Saudita invece, che naturalmente era intoccabile per gli interessi petroliferi invece che la Afghanistan. Insomma, un gran pasticcio a cui poi sarebbe seguito il pasticcio iracheno, per cui i nostri soldati sono andati lì in missione di pace ufficialmente, perché la parola guerra è bandita dalla nostra Costituzione, come è noto. La risposta al terrorismo, almeno in termini di immagine, di teatro, diciamo così, prendendo per scena del teatro il mondo, e il mondo e quindi anche la rappresentazione mediatica del mondo, non è uno scherzetto, cioè voglio dire, non si pensi che quello che dicevo, che sembra banale, è sul fatto che c'era bisogno da parte degli Stati Uniti, avevano intenzione di dare una risposta urbi e torbi all'attentato, non è una cosa solo di facciata, è tanto di facciata e tanto di immagine che diventa sostanza. Questo deve essere chiaro, che già fosse solo questo, da un certo punto di vista loro avevano chiaro questo disegno. Naturalmente, come in tutte le guerre, ed è ancora più chiaro in Iraq, ma lo è in qualche modo anche in Afghanistan, c'è dietro una serie di interessi per le materie prime, lo sfruttamento, via dicendo. Nel caso dell'Afghanistan, di cui io non sono un esperto, credo che il discorso materie prime sia inferiore a quello che invece viene fatto per l'Iraq. Quanto all'oppio e alle culture di oppiace dell'Afghanistan, pare che al momento le cose siano cambiate più di tanto. È un discorso complessivo del mercato della droga internazionale, che insomma ci porterebbe molto lontano, e che da questo punto di vista non è che abbia favorito in un modo piuttosto che nell'altro gli Stati Uniti, a quanto mi risulta. Un anno e mezzo fa ho cominciato una collaborazione per un portale e ho scritto il primo articolo dicendo: sono un soldato, un militare italiano che in forza in Afghanistan. E raccontavo come se fossi chiaramente firmandomi Olivier Robea e facendo chiaramente capire a chiunque volesse leggere con un po' di attenzione che lo facevo proprio provocatoriamente. Raccontavo la storia mia, per cui davanti all'ufficio di competenza c'era lo sportello, c'era una fila enorme per andare in Afghanistan, perché adesso non ricordo quali fossero le cifre, erano scritte all'epoca, ma insomma le cifre erano diverse volte superiori, non so, 6-10 volte superiori complessivamente a quello che uno prende se fa il militare in Italia, abbastanza bello tranquillo, relativamente bello tranquillo, e quindi lì c'era da guadagnare parecchio di più, quindi dei volontari, per modo di dire, dei volontari, un'agenzia di collocamento bellica. Naturalmente bellica, si è capito poi, dopo l'inizio della guerra, ormai dopo 10 anni, si è capito poi quanto fosse rischioso. All'inizio non era stata prospettata, non dico come una partita di salute, ma certo non come una crociata quella guerra. Invece è una guerra che gli americani, gli
stranieri, dal punto di vista dell'Afghanistan, italiani compresi, non hanno ancora vinto e forse non vinceranno mai. Questo è il punto di fondo. Cioè, non, è una guerra, le guerre si fanno per vincere, per di difesa, se uno viene invaso, attaccato, oppure di offesa, in questo caso, per ottenere dei risultati. E quali risultati otterranno se non riescono a vincere e se tutta la popolazione non è poi così favorevole al fatto che si tolgano di mezzo i talebani? Insomma, la questione è molto più complessa di quello che ci hanno raccontato. Anche questo è un discorso che va rifatto dall'inizio. La Costituzione italiana, fino a che non verrà cambiato l'articolo che riguarda la questione, la Costituzione italiana non prevede che prevede un esercito, naturalmente prevede il capo dello Stato che è anche il capo dell'esercito, ma non prevede un'azione militare di guerra, bellica, non la prevede. Prevede azioni di pace, naturalmente nel fare delle azioni di pace, se uno non offre l'altra guancia militarmente ci sono dei rischi. Il problema è che qui fin dall'inizio era un'azione di guerra, non si va a portare la pace o la democrazia nei paesi così come ci hanno fatto credere, non è questo il sistema. La pace e la democrazia sono criteri complessi e conquiste difficili che non possono essere, come dire, impostate, si può o imposte, per meglio dire, non si, insomma, si può governare economicamente un paese, ma politicamente non gli si può regalare con uno sforzo bellico la democrazia. E che in effetti è tutto da vedere la democrazia in Iraq e non mi pare che ci si sia avvicinati a quelli in Afghanistan. Ci si è avvicinati, anzi, ci si è avvicinati parecchio, però a colpi appunto di morti, di costi, a una parziale occupazione dell'Afghanistan. Però mi pare che davvero la spesa non valga l'impresa e soprattutto mi pare che l'impresa non sia prevista dalla nostra Costituzione. Questo è il dato di fondo. Sembra che questo sia stato dimenticato, periodicamente si discute in Parlamento, ma una cosa di questo genere, insomma, nel momento in cui si entra nelle Nazioni Unite e si deve fare quello che le Nazioni Unite ci impongono, bisogna mettersi d'accordo entrando, e quindi il discorso ci riporta molto indietro, bisogna mettersi d'accordo se questo confligga oppure no con la Costituzione. In questo caso o si cambia la Costituzione oppure si eccepisce, si obietta alla NATO che questa cosa non l'Italia non la può fare. Mi pare che tutto questo, che politicamente è molto delicato, figuriamoci nei rapporti di forza e via dicendo, non sia mai stato fatto e così prima o poi esplodono le contraddizioni. Le contraddizioni esplodono teoricamente, ma esplodono anche sotto forma di granate, di bombe e via dicendo in Afghanistan con i morti. Se a tutto questo si aggiunge la poca chiarezza in tante operazioni belliche, per cui c'è spesso dei contrasti nell'interpretazione tra la politica italiana a partire dal ministro competente e l'esercito, i militari italiani e i loro graduati, se si aggiunge anche questo a tutto il resto, ne viene fuori un casino.